Francigena Bike, Trofeo Crocicchia Perino, quarta edizione, quarta ed ultima prova del circuito della Tuscia Capranica, provincia di Viterbo. L'applauso degli sportivi di Capranica per la partenza ad andatura controllata. L'applauso a tutti i protagonisti della quarta edizione della Francigena Bike. Trofeo Crocicchia Perino. Grazie comunque. Antonio Bufalini, salutiamo Antonio Bufalini, presidente della Ciociaria Bike. Maria Delle Tuia, grande protagonista, sarà grande protagonista sulle strade di casa, Giuseppe Briano. E poi salutiamo gli amici della Mountain Bike Rieti. Siamo trascorsi. Sono scorsi quasi 3 minuti, attenzione perché c'è il campione regionale allievi Eros Capati, prendere, ecco anche Daniele Capati, l'esordiente della mountain bike Grotte di Castro, attenzione, entra nel vivo la gara giovanile con Federico Iacorossi che insegue in seconda ruota. Vediamo anche le maglie della mountain bike Montefiascone con, ho visto Paolo Bellucci, vediamo anche questo Luca Sabatini, dovremmo anche scorgere la sagoma di Francesca Costa che è anche momentaneamente la leader della categoria esordienti donna per quanto riguarda la speciale classifica. Ecco Daniele Panzarini, campione laziale di ciclocross 2009-2010. Matteo Porta, AST Soriano Ciclismo, Massimo Franco, Atletico Wisp Monterotondo. C'è chi, Veronica? Ecco altri atleti, vediamo Dario Latini, esordiente secondo anno, atleta che pratica anche il ciclocross. Francesca Costa e Monica Bellachioma, attenzione, sono la testa della corsa femminile della categoria esordienti. Terza gara in carriera, forza, Veronica Pucci, Atletico Wisp Monterotondo. E ti dico il nominativo poi, chi è? Amici sportivi, l'applauso per Marco Cellini da Frosinone. Marco Cellini, Cicli Taddei, compagno di squadra di un ex professionista Francesco Casagrande, 34 minuti e 20 secondi, il tempo generale di gara. Più o meno siamo a 16 minuti, il tempo medio sul giro. Erano i più immediati inseguitori Luca Chiodi, Emiliano Sebastianelli, Fabio Casini e Giuseppe Zamparini erano i più immediati inseguitori di Marco Cellini nel corso della precedente tornata. Ricordo 34 minuti e 20 secondi il tempo generale che ha fatto registrare Marco Cellini, che quindi sta mettendo una seria ipoteca al successo finale. Ma attenzione, ecco, dal quartetto è diventato terzetto Giuseppe Zamparini. C'è anche Bike Club Bassano Novara, anche Fabio Casini in compagnia di Giuseppe Zamparini, anche il numero 90, dovrebbe trattarsi di Emiliano Sebastianelli con un ritardo di 1 minuto e 30 secondi. Ma attenzione, Francesca Costa termina la propria prova e vince, come ha fatto anche nella sua Grotte di Castro a giugno, al memoria di Mario Zanoni, ultimo giro per gli esordienti. Uomini, attenzione all'arrivo di Francesca Bellachioma. Francesca Bellachioma che ha accusato la salita di 800 metri che culmina a Piazza San Francesco, applausi all'atleta di Soriano del Cimino, danza hip hop. Monica Bellachioma, campionessa laziale e esordiente primo anno di cross country. Ultimo giro per Matteo Porta. Chilometri alla mano. Perché Marco Cellini, eccolo, ultimo giro per l'atleta di Frosinone, Marco Cellini, 1 ora e 7 minuti.
quindi il tempo generale di corsa 1:07, il tempo generale di corsa per Marco Cellini, alfiere della Cecchini Taddei, ricordo, vice campione italiano marathon, vice campione italiano cross country, da quando è stato dilettante under 23. Attenzione, prestare attenzione alle ultime pedalate del numero 27, Alessandro Carloni della mountain bike Monte Fiascone. Salgono gli applausi, come gli applausi per Matteo Porta, le ultime pedalate di Matteo Porta. Sono trascorsi 1:53 da quando Marco Cellini ha varcato e è transitato sotto l'arco che delimita il traguardo. Tra poco assisteremo al passaggio del terzetto dei più immediati inseguitori. Zamparini, Emiliano Sebastiani e Fabio Casini, il terzetto dei più immediati inseguitori, cronometrato con un ritardo di 3 minuti e 43 secondi, Sebastianelli, Zamparini e Casini si stanno giocando il secondo e il terzo posto. Applausi alla debuttante nella mountain bike Veronica Bucci, la terza gara in carriera, Atletico Wisp Monte Rotondo. Moto che fa da apripista, che fa da staffetta alla marcia dirompente dell'atleta di Frosinone, Marco Cellini, Cicli Taddei, il vice campione italiano della marathon, il vice campione cross country, vice campione italiano cross country under 23, si impone sulle strade della Tuscia, Andrea, sulle strade, sugli sterrati della Tuscia. D'arrivo sarà Emiliano Sebastianelli, team bike Biker Club Bassano Romano, sarà Giuseppe Zamparini, Cicli Montani Radici e Ceramica FRV, oppure Fabio Casini, Centro Italia Bike, Cicli Montanini, questi tre corridori che hanno viaggiato tutti e tre compatti, dandosi cambi regolari, ma soltanto due di loro potranno cogliere il secondo e il terzo posto. Il dirompente dell'atleta Fabio Casini, Centro Italia Bike Cicli Montanini secondo, forza in dirompente sul Leone della Tuscia, Giuseppe Zamparini. Sono trascorsi esattamente 4:25, forza in dirompente all'ultimo di Fabio Casini. Adesso dobbiamo attendere la sagoma dell'altro atleta che faceva parte del terzetto, Emiliano Sebastianelli, eccolo, il dorsale numero 90, a cui va il grande applauso del Biker Club Bassano Romano, che se ne è giocata fino all'ultimo per strappare, per cercare di conquistare il podio assoluto. Quindi si va completando il podio, le prime quattro piazze della Francigena Bike, trofeo Crocicchia Pierino, prima posizione per Marco Cellini, Cicli Taddei secondo, Fabio Casini, Centro Italia Bike, Cicli Montanini terzo, Giuseppe Zamparini, Cicli Montanini Alice, Ceramica FRV, la quarta posizione per Emiliano Sebastianelli del Biker Club Bassano Romano. I telegrafici, Fabio, 15 secondi telegrafici per questo secondo posto strappato all'ultimo con una potente accelerata su Giuseppe Zamparini. Ho fatto la gara con lui, nel finale ci siamo giocati il secondo e il terzo posto, però lui è un campione. Quindi hai staccato un campione e quindi proprio giusto all'ultima salita. Di dove sei tu, Fabio? Mangiano, Grosseto. Conterraneo di Massimiliano Lelli. Grazie Fabio, settimo successo stagionale, Marco. Quindi concludi alla grande questo finale di stagione con anche la perla del piazzamento della
ma della 24 ore di Roma con la tua squadra, la Cicli Taddei. Sì, ho intenzione ancora di fare 4 gare comunque, un altro mese penso di farlo, anche se la mia società ha già chiuso con le gare, però io le faccio così da autonomo. Sono contento, bella gara, tranquilla, bel percorso. Successo facile. Sì, diciamo di sì. Grazie Marco, complimenti, applausi al dominatore della Francigena Bike, Marco Cellini.